finito. Qui abbiamo Narciso Parigi, direi un amico di tanti anni e un amico di sempre, che è venuto anche lui a vedere il calcio in costume e a vedere più che altro per lo scoppio del carro. Certo. Senti, quando eri bambino, che effetto ti faceva vedere lo scoppio del carro? Voltati verso la nostra telecamera. Quando ero bambino, purtroppo era difficile venire a vedere lo scoppio del carro, perché abitando a Campi Bisenzio era un po' distante. Allora era il sabato, poi. Il sabato era, sì. Non è vero? Il sabato forse era, lavoravi sabato in quei tempi, eh? No, non lavoravo, no, perché insomma, ma in ogni modo era difficile. Ma io, tanto oramai la storia del brindellone la sanno tutti, sì, perché i fiorentini ce l'hanno nel cuore questa festa, no? Io vorrei approfittare, caro padre, se tu mi permetti, di fare, come gli no, auguri a tutti coloro che non possono essere qui. Molto gentile. E avere la fortuna di poterli fare questi auguri di buona Pasqua a tutti, insomma, gli grazie, amici nostri, molto gentile, che ci seguono. Tanti auguri a grazie te a e te, auguri anche per tanti, la tua carriera, grazie, che non accenna a tramontare. No, ciao, ciao. Grazie. Lei è un componente del calcio in costume, non sì, è vero? Sì. Lei quanti anni ha, scusi? Io 40. E ha sempre, diciamo, militato sotto questo le gruppo, insegne sì, in del calcio gruppo, in costume? In sì, questo gruppo. Da... Contento, felice, sì. Sì, da 15 anni. Benissimo, da 15 anni. E continuerà ancora? Finché posso, sì. Finché me lo... Si diverte, mi dica, stare sì, nel calcio sì, in costume. Sì, sì, mi diverte. Allora, mi buon divertimento. Ciao e buona Pasqua. Io vorrei ora che gentile telespettatore riusciste a vedere la bellezza, direi, di queste riprese, di queste immagini che giungono alle vostre case. Guardate un poco, tutte le strade che portano al Duomo sono letteralmente gremite, da via Martelli a via Roma, piazza San Giovanni, è veramente un agglomerato di persone venute da ogni parte. Osservate sempre vicino al battistero la piattaforma aerea controllata, alta 32 metri, di Luciano Volpi, realizzata qui e portata qui da Mauro Montagni per poter permettere di realizzare delle riprese del tutto straordinarie, riprese che mai sono state fatte fino ad ora, ed è quindi la novità per quest'anno dello scoppio del carro qui in piazza del Duomo. Questo labaro onora la città di Firenze, che oggi festeggia Cristo Redentore, come viene festeggiato in tutte le chiese della cristianità. Da notare ancora quelle impalcature, cosa strana ma necessaria, indispensabile, per poter proteggere da qualsiasi incidente che potrebbe causare, diciamo, qualche disgrazia nel pubblico con lo scoppio del carro. Vediamo che la nostra telecamera tenta di prendere le prime immagini di Santa Maria del Fiore. Le campane suonano a festa, i tamburi rullano, le bandiere vengono portate festosamente in giro di fronte al bel San Giovanni. Il tempo è clemente, da ogni parte vediamo gente che si affaccia dalle finestre, dai balconi, perfino da sopra i tetti. Gentili telespettatori, abbiamo preferito rimanere all'esterno del Duomo di Firenze per poter seguire in diretta tutto ciò che avviene nella piazza, ma qui di fronte a noi abbiamo anche un monitor con il quale possiamo spiare ciò che avviene dentro il Duomo di Firenze. Mentre fuori gli sbandieratori fanno festa e danno prova della loro abilità, ed ecco una immagine ripresa dall'alto, mentre fuori gli sbandieratori fanno festa, dentro si svolge la prima parte della Santa Messa.
ripeto, fra pochi istanti Don Mario Tubini si avvicinerà al fuoco sacro con tre ceri e a questo fuoco sacro accenderà i tre ceri con i quali darà fuoco alla miccia che porterà il fuoco all'alto della colonnina dove è posta la colomba, e quest'anno è un colombo, che porterà sfrecciando il fuoco al brindellone, cioè al carro che è qui di fronte a noi. Ecco una ripresa del coro della cattedrale di Firenze diretto da Monsignor Luigi Sessa. Qui vediamo una ripresa del brindellone con l'aggancio del filo del canapo che lo unisce al duomo di Firenze. Sentiamo un gran rumore di tamburi. Attenti la colombina! Arrivata! Hai pazienza! È andata male! No! Ripeto! È ripartita! La colombina è ripartita immediatamente! È andata in duomo! Inizialmente ci ha lasciato col fiato sospeso perché sembrava che si fosse fermata, e infatti si era fermata. Poi, dopo aver dato un fuoco al carro, ecco che ha ripreso e è ritornata in Duomo. Allegria quindi fiorentini, perché le cose in piazza del Duomo sembrava che fossero andate male, mentre sono andate nel migliore dei modi. Buona Pasqua!